un suo parere nel quanto può ancora migliorare la sua squadra e quanto rammarico c'è per non aver passato il turno, visto che obiettivamente la sua squadra è giocata bene questa sera. Buonasera a tutti, innanzitutto, e dalla prima domanda ringrazio tutti voi per le domande che porrete. Lasciatemi soltanto fare una dedica, purtroppo la faccio per il non passaggio del turno, però la prestazione, che è un qualcosa che mi ha chiesto quando abbiamo chiuso l'accordo con il nostro presidente, la dedichiamo a lui, perché sicuramente a lui e al direttore generale, che hanno visto la scomparsa della mamma del presidente e ovviamente la nonna del nostro direttore generale. Avremmo voluto far diventare questo momento buio momento di piccola festa per lui, non ci siamo riusciti, ma con la prestazione gli siamo vicini, quindi questa cosa la dedichiamo a lui. Detto questo, la squadra secondo me ha fatto bene questa sera, ha secondo me palleggiato discretamente, avremmo dovuto approfittare un attimino di più della mancanza di pressione a uomo contro uomo, che poi è arrivata dopo il 60esimo del primo tempo, e quindi alcune volte abbiamo fatto un palleggio un attimino stucchevole, però devo dire bravi ai ragazzi, perché hanno fatto una buona prestazione. Da questa prestazione c'è da migliorare, e ovviamente se questa è la strada che percorreranno i miei ragazzi, i nostri ragazzi, il nostro cammino ci vedrà protagonista ovviamente. Grazie a lei. Sicilia 2-4-2, una ottima prestazione della sua squadra, è chiaro che non ha niente da recriminare, perché solo la sfortuna, alla fine i rigori hanno vietato il passaggio di turno, però ha incontrato un Catania in working progress, ovviamente molto rimaneggiate e ancora con tante pedine da inserire. Guardi, anche noi potremmo dire la stessa cosa, ci sono calciatori che hanno lavorato con me in 2 settimane, c'è ancora un mercato aperto, e quindi non mi soffermerei a fare valutazioni di quello che saremo le due squadre all'interno del campionato. Io mi soffermo a vedere quello che è successo questa sera. Quello che è successo questa sera è un Crotone che, per quanto mi riguarda, è stato protagonista in campo, ha provato a fare la partita, a tratti ci è riuscito, in altri momenti poteva essere un attimino più cinico per chiuderlo. È ovvio che all'interno del secondo tempo supplementare ci sono un palo e una traversa che gridano vendetta da un punto di vista prettamente sportivo, quindi non starei qui a pesare la prestazione nell'ambito di quello che ancora le due squadre dovranno fare. Diciamo che oggi siamo al 18 d'agosto, entrambe le squadre sono in un lavoro per essere poi complete. Devo dire che noi siamo soddisfatti della prestazione, dispiaciuti per il non passaggio del turno, sappiamo che dobbiamo lavorare da qui all'inizio del campionato, abbiamo ancora una settimana, e sicuramente in questa settimana continueremo nella crescita proprio in termini di consapevolezza del progetto tattico da parte del gruppo squadra. Max Licca, che viene da Catania, mister, volevo un suo parere sulla prestazione di Gomez, che ha anche segnato e che si vocifera sia un giocatore appetito dal Catania. La prestazione di Guido è una prestazione importante, non credo che sia un calciatore soltanto nelle mire del Catania. Gomez credo che sia uno degli attaccanti più importanti della terza serie nazionale, della serie C, quindi credo che farebbe gol a tutti. Noi proveremo a tenerlo, salvaguardando ovviamente quello che è la progettualità e anche l'aspetto economico-finanziario del club. Ad oggi ce lo teniamo stretti, faccio la valutazione rispetto alla prestazione precedente. Se avessimo dovuto pensare a chi potrebbe partire nella nostra squadra, oggi anche noi potremmo dire che siamo un cantiere aperto. Però mi piace rimarcare il fatto che chiunque scende in campo, che fosse per la prima o per l'ultima volta all'interno di questa stagione, lo fa dando il massimo, e Guido è emblema di questa situazione, porta la fascia credo con un rispetto enorme, e mi auguro che dal 31 agosto Guido sia ancora un calciatore del Crotone. Sandro Gaglio, Gaglio Web, se rimettiamo la palla al centro all'inizio di questa partita, qual è il compatto che per lei ha dato qualche problema per quanto riguarda il Crotone? Il problema è una parola grossa, penso che dobbiamo ancora affinare le competenze difensive quando usciamo palla a piede. Probabilmente abbiamo lasciato molto la costruzione, ma ce l'ha lasciato la squadra avversaria, ovviamente non è stata una scelta nostra, ai nostri due difensori centrali e al portiere, quindi è lì che dobbiamo sicuramente crescere, nell'ambito di fare qualche filtraggio in più ed essere qualche volta in più bravi invece a non forzare la giocata
perché in un paio di situazioni abbiamo forzato e abbiamo preso una ripartenza a squadra aperta, ma questo sta nelle corde di una squadra che deve trovarsi, e quando troveremo squadre che si chiuderanno, ci aspetteranno tendenzialmente, noi non dobbiamo avere fretta, dobbiamo avere la capacità di leggere gli spazi, di farlo in modo continuo all'interno della partita. È su questo che dobbiamo crescere nel reparto della prima costruzione, ma quando parlo di reparto e prima costruzione parlo dell'intera squadra. Buonasera. Tengo a farvi i complimenti perché già lo scorso anno con il Vicerno qui mi metto due sconfitte, ma uscendo tra i applausi perché sia in campionato sia in Coppa Italia c'è come delle ottime prestazioni. E anche stasera, la lotteria di rigori purtroppo per lei ha premiato il Catania, ma anche stasera la sua squadra ha fatto un ottimo calcio. Le chiedo un'analisi più alto per quanto riguarda l'inizio della stagione con il mercato ancora aperto. Quanto incide sulla preparazione tattica e atletica di una squadra che comunque si accinge a un campionato importante? Cioè, lei da dentro fuori preferirebbe che il mercato si chiudesse prima dell'inizio della stagione? Ma io credo che tutti gli addetti ai lavori vorrebbero una squadra che avesse la testa rivolta soltanto alla propria di squadra. Penso che è troppo anomalo lavorare con tutto questo periodo di mercato. Credo che si fa soltanto non so a chi si dia vantaggio, a quale componente del mondo del calcio. Posso pensare agli agenti, ma in modo nemmeno lì, non credo che ci sia un vantaggio. Io penso e sogno una possibilità di iniziare la preparazione, o diciamo 2 settimane dopo la preparazione, con la squadra al mercato chiuso. Non credo che a nessuno possa servire se non allungare, e quindi però poi mettersi nelle condizioni che, se ci sono queste regole, di avere a disposizione, come mi è successo quest'anno, un gruppo sano e quindi ragazzi sani con i quali abbiamo fatto un ragionamento alla mia prima giornata di allenamento con loro. È stato quello che io sapevo, che parecchi potevano andare via, ma a tutti avrei dedicato le massime di attenzioni nel momento in cui loro ricambiassero con la disponibilità. Ed è questo quello che è successo. Se oggi ci ritroviamo a poter dire, perché anche questa sera la squadra è uscita con applausi da parte della curva e anche da parte della tribuna, e se ci ritroviamo a parlare di questa prestazione perché c'è una disponibilità da parte della squadra totale, ovviamente credo che sarebbe molto meglio diminuire questo spazio di mercato, perché non aiuta nessuno, soprattutto noi allenatori non ci aiutiamo.